uno dei pilastri su cui si basa il bistrò è la ricerca di produttori locali, il macellaio, l'artigiano del pane, che vengono raccolti tutti in un unico locale in Piazza del Duomo, di fronte alle porte del Duomo. Al mercato del Duomo la filiera sarà cortissima, per cui dal produttore al piatto. Questo l'abbiamo fatto assieme all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, cercando di lavorare a cerchi concentrici, per cui siamo partiti dalla città di Milano, abbiamo lavorato sulla città, abbiamo lavorato sulla regione fino ad arrivare ai confini nazionali. Un esempio su tutte, i nodini di mozzarella vaccina vengono prodotti a 6 km da qui con del latte lodigiano, mentre la mozzarella di bufala arriva direttamente dalla campagna. Questo è un classico esempio di lavoro a cerchi concentrici che ci garantiscono questa qualità e questa selezione. Abbiamo declinato vari momenti di ristorazione. Il primo, l'ovo bar. All'interno dell'ovo bar potrete trovare la manfrigola, che è questa tipica crepe valtellinese che naturalmente noi abbiamo alleggerito perché sia più moderna, più sensibile a quello che il consumatore oggi ci chiede, per cui il wellness, il well-being, declinata sia nel dolce che nel salato. Un altro esempio sono i mondeghili milanesi, polpette di carne fatte originariamente con degli avanzi di carne, per cui hanno un gusto molto deciso di carne cotta, sono croccantissimi fuori e morbidi dentro, dei prodotti molto golosi, rivisitati con quel momento di leggerezza che il consumatore richiede. Qui vedete la nostra bakery, andremo a produrre tutti i giorni con il lievito madre diversi tipi di pane e la pizza. La pizza per noi è molto importante, è una pizza molto croccante e alveolata, perché il vero valore è la leggerezza, la digeribilità di questo prodotto. Fatto con materie prime italiane, per cui il pomodoro vero italiano, la fior di latte, un'ottima margherita direi. Il mercato del Duomo coglie molti aspetti di Expo, ma poi noi andremo avanti ad oltranza per anni.